grazie a Rosanna Lambertucci, la mia amica. Io andavo ospite in un programma che lei conduceva su Rai 1. Nella saletta d'attesa c'era un medico che anche lui doveva andare in trasmissione, che aveva l'apparecchio quello per controllare la glicemia. Io non sapevo cosa fosse né la glicemia né quell'apparecchio, lui me l'ha misurata e ha scoperto con terrore che avevo 380, quindi ero a un passo dal coma glicemico. Però per fortuna me ne sono accorto, il dottore mi ha dato subito una dieta, sono andato poi da un diabetologo e insomma l'abbiamo presa, è un diabete tipo 2, quindi a base alimentare, cambiando il mangiare, un po' le abitudini, devo dire che lo tengo sotto controllo abbastanza tranquillamente. Prendo le mie pasticche che stanno sempre con me, non mi dà nessun fastidio prenderle, diminuisco un po' le quantità di quello che mangio, qualche cosa l'ho eliminato, però diciamo che non è una sofferenza. Soprattutto cerco di camminare un po' di più, perché quello lo vedo mi aiuta molto. Insomma, è una malattia grave, è brutto che spesso la gente non si renda conto di averla, perché è difficile capire di esserne ammalato, però una volta che uno l'ha capito non è difficile conviverci, devo dire.